Siamo qui con Mario Luca Barione e Stefano Strange, fotografi del libro Tacciano le armi, e a loro chiediamo: i fotografi normalmente si esprimono con le immagini, che cosa potete dire invece a parole rispetto all'esperienza che avete vissuto nel Kurdistan iracheno? Mario Luca. Diciamo che è un'esperienza particolare perché la regione del Kurdistan, come viene definita dai curdi, il Kurdistan iracheno, è diciamo l'unica regione in cui in qualche modo si è materializzato un'autonomia, ecco, del popolo iracheno, che nelle altre zone del mondo, quindi in Siria, in Iran e soprattutto in Turchia, ovviamente non esiste, anzi continua a esserci persecuzione. Tutto questo ovviamente lì si riesce a vedere perché noi abbiamo avuto la fortuna di essere lì il 10 di marzo, quando è la giornata dell'abbigliamento curdo, e quindi si riesce proprio a vedere l'orgoglio, ecco, di questo popolo che ha i suoi vestiti, le sue canzoni, la sua poesia, la sua letteratura, e che altri stati, altri governi in tutto il mondo riconoscono, ma non riconoscono gli stati in cui i curdi vivono e sono vissuti per millenni. Stefano. Non posso che aggiungere a quello che ha detto Mario Luca, a parte l'orgoglio, che poi è un derivato, anche il senso della resistenza di questa popolazione, ma non solo, il fatto di entrare in certe situazioni difficili, in case che non sono case, in non luoghi dove loro riescono a ricostruire il loro senso di appartenenza ad una comunità, grazie appunto ad alcune feste tradizionali che abbiamo avuto la fortuna di vedere. Nonostante appunto queste difficoltà, la resistenza è, come ho definito, parte del mio lavoro, il diritto di tutti alla meraviglia. Grazie molte. Grazie a voi.